possiamo dare il buon pomeriggio al nostro amico Mimmo. Ciao Mimmo, come stai? Bene Vincenzo, vi trovo benissimo, ti Grazie. trovo benissimo. Senti, Vincenzo, naturalmente è nottataccia perché non si riesce, l'adrenalina ancora non è sparita, per cui le emozioni, quando si ha un'età si piange solo di gioia, ma piangere davvero, perché tu a un certo momento sono emozioni per chi vive di pane e pallone, sono emozioni che lasciano il segno e ti rimangono sempre e allora ti accompagnano come lo stop, lo scivolamento della palla sul ginocchio, il tiro al volo sotto la traversa. Queste cose qui in Italia sono anni e anni e anni che non si vedevano, assolutamente, perché non fa fare un millimetro al pallone Osimhen. E quindi la palla scende in perfetto, non va lo stop di petto 2 metri avanti il pallone, no, è dritto liscio sul corpo. E questo tipo di emozioni, ripeto, quando io, però vorrei anticipare una cosa, perché l'emozione quando tu vedi dalla mezza alle 5 meno un quarto, che è come se si fossero tolto gli arbitri qualcosa di dosso. Qualcosa che li opprimeva da almeno 11-12 anni e che la partita si chiamava, loro la chiamavano sudditanza. Oggi capiamo che era schiavitù, dovevano comportarsi così. E mi è venuto in mente davanti agli occhi quei 2 rigori a Napoli dati contro la Juventus una decina d'anni fa, Zalaieta e Lavezzi. Quella lì, quel Bergonzi lì anche giovanissimo, la Juve lo obbliga a togliersi la divisa da arbitro addosso e lo caccia dal calcio a un arbitro e non ha arbitrato più Bergonzi. E lì si accorge quando una partita del Milan porta a casa sua contro il Sassuolo 7 cartellini gialli e dire io sono libero, tu hai fatto quel fallo lì. Il fallo è poi e ti do 7 cartellini gialli e tu vedi Milan e Juventus che sono stati fondatori di Calciopoli nel 94. Prima il Milan e si adeguava alla Juventus. A quel punto lì tu dentro di te, vedendo la partita del Napoli alla sera, ma allora è libero, ma allora il calcio è libero, ma allora si possono vedere anche arbitraggi libero dal palazzo. È dentro di te che hai vissuto anni e anni di. Perché vedi, questo campionato ha una caratteristica che per la prima volta da 31 anni decide il campo. Dal dopo Maradona sta decidendo il campo. Sei più forte, vinci. 2018 sei il più forte, perdi. E questo è il dramma che abbiamo vissuto in questi 30 anni. Dicono che oggi i tifosi della Juve si cancellano da DAZN, si cancellano da Sky, non vogliono più. Allora tu dici, io sono 10 milioni di tifosi, non mi interessa come vincere, ma devo vincere. Non me lo fai fare, me ne vado e mi porto il pallone. Ecco, questo abbiamo vissuto. Abbiamo sacrificato ai nostri nipoti 2 mondiali, dico 2 mondiali, che sono 8-10 anni che non possiamo partecipare a una manifestazione a quei livelli. Perché? Perché la banda Agnelli aveva deciso così. In democrazia questa è stata una banda a cui non vanno date a nessuno, ma gli vanno tolti i 9 scudetti. Questo atteggiamento ce l'ha dal 94. Ha imposto 130 ragazzi che le teneva sotto controllo. Ha avuto il totale controllo degli arbitri per 10 anni con Valeria Mazzoleni capostipiti, come Bergamo e Peretto. Questo bisogna dire ai nostri ragazzi. Signori, state vedendo un calcio pulito. Fino adesso questo calcio è stato violentato in maniera pazzesca dalla banda Agnelli, come fosse la banda di Totò Riina e della mafia. Il calcio è stato mafioso per 30 anni. Ecco la gioia che proviamo noi sui campi. Questa è la gioia, perché questo è calcio puro, è calcio bello e tutto il mondo ci sta apprezzando e ci vuole bene, perché noi siamo puliti. Cari juventini, fatevene una ragione, sputate in faccia al vostro Agnelli, è lì che vi ha massacrati e vi ha fatto capire.
si vince sul campo, non si vince comprando arbitri e tutto il mondo che lo circonda. Questa è la verità. Bisogna sensazione atto... decisamente liberatoria per il nostro Mimmo. Mimmo, devo dire la verità, quasi sembra davvero che tu a un certo punto stia esplodendo di gioia. Non ne potevo più, ieri è stata la giornata più bella della mia vita, più bella. Scusami Enzo, ti lascio perché piango come un bambino. Ci sta Mimmo, ci sta la, ciao, la commozione, ciao, ciao, anzi, grazie, anzi, Enzo, grazie. Benedetto, benedetto sia il calcio che ci permette di ricordare ancora una volta che siamo stati bambini e ci dà la possibilità di vivere certe emozioni che poi la vita ci porta un po' a dimenticare. Mimmo, grazie mille. Ah, ha già salutato, cioè praticamente Mimmo a un certo punto ha staccato da solo, colto dall'emozione, signori. Bei momenti è la gioia, è il calcio, è la vita, è lottare, è soffrire e poi a un certo punto potete dire ce la stiamo facendo, ce la possiamo fare. Sensazioni che soprattutto poi magari che anche un po' più grande di me può capire, tanti risultati, tanti bocconi amari mandati giù dopo l'epopea Maradona che invece chiaramente quest'anno sono altamente riscattati, diciamo così, o almeno è così fino a questo momento. Chi c'è?